Ringrazio il Ministro per il suo discorso e allora passerei alla prima parte di questa mattinata. È previsto un intervento della professoressa Caroline Hummels, del professore di teoria del design di sistemi intelligenti del Dipartimento di Disegno Industriale della Technical University di Eindhoven. Doveva essere presente qui, ma purtroppo un incidente occorso nei giorni scorsi l'ha dovuta trattenere a casa, e quello che abbiamo potuto fare è stato registrare il suo intervento in voce, e devo dire siamo in differita di 2 ore rispetto al momento in cui l'intervento è stato fatto. Lo abbiamo ricevuto poco prima dell'inizio e quindi sarà disponibile in audio, però è supportato da slide che adesso vengono preparate e che faremo scorrere durante il suo discorso. Al termine sarà possibile metterci in contatto con la professoressa Hummels nel caso ci siano domande, per quindi porle le domande e sentire le sue risposte. Questa prima parte è necessariamente in inglese e quindi auspico che sia comprensibile da tutti, e quindi se poi al termine ci sono interventi vedremo di sistemarli. Per completare la presentazione della professoressa Hummels, ho detto dove lavora, in quale ambito, e la sua attività è attualmente focalizzata sul ruolo del design nel sostenere e abilitare trasformazioni sociali, in particolare nel settore dell'educazione, della salute e della politica, e ha implementato con ottimi risultati un sistema educativo molto innovativo, tuttora in uso, orientato alle pratiche costruzionistiche di self-directed learning, ed è per questo suo impegno nell'impiego di nuove tecnologie nella sperimentazione, quindi nell'ambito del sistema educativo, che il suo intervento si colloca nel tema di questa giornata. Il titolo in inglese è Facilitating the Learner to Realize Its Potential. E allora non so se i tempi siamo pronti.
Bene, ringraziamo la professoressa Hummels. Nel caso che ci senta via streaming, thank you very much. And given the late time now, I suggest we skip the question and pass directly. Passiamo direttamente alla parte successiva, la tavola rotonda coordinata da Gino Roncaglia.